Allora, abbiamo sempre parlato di deltaplano fino adesso, ma veniva di moda, cioè veniva di moda. Si era introdotto l'utilizzo. L'uso dell'emergenza, sì. Del paracadute d'emergenza. L'uso dell'emergenza era diventato obbligatorio ai campionati italiani di pizzolo. Ah. Io non avevo un'emergenza, allora mi sono rivolto agli amici di Chiavari, dal cosiddetto Leituga. Non ricordo il nome, era un personaggio che i vecchi appassionati di volo ricordano benissimo perché in casa aveva una serie di oggetti che facevano parte del mondo dell'aviazione, quindi tra l'altro anche dei paracadute. Quindi era un appassionato di aviazione, Sì, che che raccoglieva un po' di tante tutte cose, cose, sì, tante raccoglieva cose. tante Quindi cose. anche paracadute, ma cosa, paracadute da lancio? Sì, Paracaduti da paracadutista? era un da paracadutista. Sì. E mi ricordo che me ne ha dato uno in seta, un paracadute di seta, che ho comprato e poi mi sono fatto io la sacca. Prima di partecipare ai campionati italiani, mi ricordo che una specie di commissione li ho voluti vedere uno per uno e ho dovuto dare la dimostrazione del funzionamento. Giusto, la Però dimostrazione del funzionamento come? bisognava estrarre la maniglia e dimostrare che il Si paracadute apriva. si apriva. Sì, Ah, ecco, ho capito. Sì, questo però a terra, al suolo, cioè a non suolo, al suolo. sì, al suolo. Sì. Si fa una dimostrazione, una Una simulazione al simulazione al suolo suolo, di estrazione del paracadute. Dato che tu te l'hai rifatto te con questo paracadute, infatti. ma cos'era, un paracadute militare probabilmente? Sì, penso di sì. No, Era una calotta una calotta tonda, tonda, sì. sì. Quindi anche le Con dimensioni, tutti i rinforzi, bello sì, grosso. grosso di dimensioni e pesante, perché la Certo. seta pesa. Sì. Da qualche parte ce l'ho ancora, probabilmente, oh, non so. Ce l'hai ancora da qualche Sì, da parte? qualche parte ce l'ho, penso su Accadepiaggio. Però io non l'avevo usato in volo e avevo la curiosità di vedere come si comportasse, quindi la prima volta che l'ho utilizzato volontariamente è stato al Cornizzolo, perché al Cornizzolo a quell'epoca si atterrava vicino a un terreno paludoso. Alla palude, sì. Sì. E allora io l'ho aperto in una zona probabilmente umida, Quindi terreno cercato un terreno morbido, morbido morbido. e infatti sono finito lì. Funzionato bene ed Quindi era scusa, sì, spiegami, tu hai fatto il tuo volo il mio normale, ci volo sei arrivato nella zona sì, dell'atterraggio quando a una quota io di quanto più o meno? un centinaio di metri penso, Sì. sì, più o meno su un centinaio di metri, quando ho visto di essere sulla verticale del luogo dove volevo atterrare, ho tirato la maniglia, il paracadute si è aperto e sono In sceso questo caso il paracadute verticalmente. era vincolato in che punto E dunque il del... paracadute era vincolato più o meno nel baricentro e la fune di vincolo risaliva in mezzo ai due cordini posteriori e Sì. quindi nella discesa il deltaplano scendeva molto a prua. Però comunque non scendeva verticale, ma Approvato, con un sì, angolo approvato di... perché il paracadute con la sua tensione sollevava la coda. Però non portandola a 90 gradi, ma aveva sempre un certo angolo. Sì. Quindi avevi un certo avanzamento rispetto alla verticale. Probabilmente, ma un avanzamento neanche perché poi in volo il deltaplano tende poi magari a virare a destra o a sinistra. Lì non c'è anche un lago, lì vicino Sì, alla c'era il palude, quindi lago. c'era Sì, anche la possibilità di finire nel era di lago, finire nel lago, sbagliando il sì. momento dell'apertura. Però l'altezza del lago era molto bassa. Sì, Sì, quindi... infatti mi sono bagnato un po' i piedi, ma era previsto. L'importante era che il terreno fosse morbido e lo era. Poi la seconda volta invece l'ho provato dal volo di Casalino,
Casalino è Montoggio, fra Montoggio e Casella, un volo da nord. Esatto, un volo da nord. E, lì avevano arato un prato e io avevo stabilito di atterrare nell'arato. Invece poi il secondo tentativo, il vento mi ha spinto leggermente indietro e non sono atterrato nel campo arato ma in un prato normale. Quindi, quindi leggermente più duro, sì, rispetto a quell'arato. Però è andato abbastanza bene anche lì. Ok. Invece, terza volta invece avevamo pensato di mettere la fune di vincolo che passasse in alto alla base della torre, con l'idea che il deltaplano si potesse in dirigere. Quella maniera lì si potesse dirigere, oppure scendesse con un assetto diverso, quindi potesse scendere più lentamente. E soprattutto poi toccando terra in quella maniera lì non si era un po' meno vicini alla struttura del deltaplano, ai tubi, perché scendendo così a bruato il deltaplano ti trovavi quasi molto vicino al, per esempio alla barra del trapezio. Certo, certo. E quindi lì al Biscia avevo pensato di sperimentare una nuova sistemazione della fune di vincolo. Non mi ero reso conto che invece scendendo verticalmente in questo complesso, quindi deltaplano e sopra la calotta, cosa succedeva? Che il deltaplano scendendo verticalmente creava una serie di turbolenze che finiva nella calotta, quindi la calotta si riempiva male e la velocità di caduta era superiore. Invece che diminuire era ancora peggio. Invece di diminuire è aumentata. E quindi l'impatto è stato abbastanza duro? L'impatto è stato abbastanza duro, sì. E infatti dopo quella specie di atterraggio lì ho avuto problemi un po' alla schiena, so che mi facevano dei massaggi, prendevo delle medicine per superare un po' quel momento lì. Ecco, scusa, negli altri atterraggi precedenti, sia a Cornizzolo che ai Prati Casalini, che tutto sommato era andato tutto bene, l'impatto al suolo, tu comunque andavi giù col delta con la prua molto, molto appruato, come dicevi te giustamente vicino alla barra perché il corpo andava vicino, ma poi proprio il momento dell'impatto cosa succedeva? Cioè ti stavi tipo paracadutista, sì, o cercavi in qualche modo di fermare, come lo affrontavi l'impatto al suolo? Beh, lì dicevano di tenere le gambe un po' flesse. Sì. Braccia sul trapezio? Le braccia, o raccolte? Le braccia in realtà io mi attaccavo a qualcosa. Al trapezio? Non è che lasciassi tutto. Sì. Penso ai due montanti del trapezio. Sì. E il letto in questi due atterraggi non ha subito danni? No, non subiva danni. No, assolutamente. Si appoggiava sulla struttura? Sì, il trapezio, sì. Le ali, il crossbar, insomma, si appoggiava alla struttura senza avere deformazioni. Però erano anche terreni morbidi, cioè certo. Il primo era molto morbido, il secondo era, insomma, tollerabile.